si chiama La Pinacoteca si ascolta. È la nuova iniziativa messa in campo dal comune di Teramo, nata per dare continuità al progetto La Pinacoteca si racconta. In questo progetto musica e arte visiva si uniscono per raccontare un'emozione. A partire da domani, quattro dipinti della Pinacoteca Civica di Viale Bovio suoneranno grazie a una nuova visita immersiva che vedrà musica e pittura dialogare. Abbiamo avviato un percorso qualche anno fa quando abbiamo riaperto questo straordinario spazio della Pinacoteca Civica. Lo abbiamo detto sin dal momento dell'inaugurazione: non volevamo e non vogliamo che questo luogo sia percepito come un luogo vecchio, polveroso, che in qualche modo sia respingente, soprattutto per quelle che sono le giovani generazioni. È giusto che tutti i teramani conoscano le straordinarie bellezze che sono presenti all'interno del nostro patrimonio storico, artistico, pittorico, come in questo caso, e quindi abbiamo ideato una serie di progetti che possano far sì che quello che è appunto il nostro patrimonio venga percepito anche fuori e anche oltre. E quindi poter integrare diversi canali culturali e far sì che possano dialogare tra loro è l'obiettivo che ci siamo posti e che raggiungiamo. La Pinacoteca si ascolta consente quindi di poter abbinare l'ascolto di alcuni brani musicali e con loro poter immaginare quella che è la visione che veniva data nel momento della pittura, nel momento nel quale questi quadri venivano pensati e poi realizzati dai grandi maestri del passato. Ai visitatori saranno fornite delle cuffie integrali e in ogni sala troveranno un dipinto che suonerà una sua musica, costruendo così una nuova emozione. Si tratta di un esperimento non nuovo in assoluto, ma certo importante, specie perché si apre ad un uso della tecnologia che guarda le nuove generazioni e offre nuove e originali esperienze culturali. Abbiamo scelto quattro dipinti della Pinacoteca Civica che in realtà già di per sé emettono dei suoni e noi siamo stati lì, li abbiamo ascoltati, li abbiamo estrapolati dai dipinti per donare al visitatore una visita diversa, una visita immersiva. Non a caso abbiamo scelto delle cuffie integrali per il percorso. Abbiamo scelto dei dipinti, uno per ogni sala, appunto. È un progetto sicuramente innovativo, ambizioso, ma che ha dei precedenti.